Gli abbiamo detto questa mattina che quest'oggi, questa sera, proviamo a rivivere, a rifare quelle delle rinunce, quelle rinunce che abbiamo fatto venerdì. Qual è il cammino che stiamo facendo, insomma? È un cammino appunto di liberazione, di un cammino più che guarigione, di liberazione, perché mentre la guarigione è da una ferita, diciamo, umana, spirituale, invece è necessario anche, ed è il lavoro che stiamo facendo quest'anno, un percorso, un cammino di liberazione. E liberazione da che cosa? E liberazione da vizi? Sicuramente sì. Da schiavitù? Sicuramente sì. Ma propriamente da qualche cosa che ci lega, o anche qualcuno che ci lega. Cioè non esiste solo il peccato, no? Ma c'è anche un qualche cosa che, nonostante è perdonato, rimaniamo in qualche modo legati. In che senso? Le cose che succedono nella vita, traumi, male ricevuto, male fatto, non comportano solo una, diciamo, una responsabilità mia di cui posso chiedere perdono, o una responsabilità di qualcun altro che devo perdonare. Occorre capire che esistono anche spiriti che lavorano su quel peccato, su quella inclinazione, su quella debolezza, su quella schiavitù, che ci spingono, che ci condizionano, che ci, diciamo, come si dice, ci opprimono. Per cui serve anche una liberazione di questo tipo. Serve anche una liberazione di questo tipo. Ci sono tanti mali che noi viviamo, aprono le porte a questi spiriti. Aprono le porte a questi spiriti. Noi diamo l'ok a introdurre in noi questi spiriti che poi gli abbiamo aperto la porta. Voi sapete che Gesù, quando ha liberato spesso da spiriti impuri, che sono quegli spiriti impuri? Oggi c'è bisogno maggiormente di queste liberazioni. Molte persone vanno dall'esorcista, vanno da... no? Ma perché, nonostante tanti vanno a fare una preghiera di liberazione, non si liberano? Ci sono alcune, diciamo, come si dice, situazioni di schiavitù, di possessione, che richiedono tempi più lunghi, ma tante volte c'è un lavoro sbagliato. Qual è il lavoro sbagliato? Perlomeno un lavoro incompleto. Non basta un sacerdote che ti prende su di te, che invoca la liberazione. Serve anche un lavoro che la persona fa. Che deve fare la persona quando è in preda a questi spiriti? La persona deve... ci sono molte cose che dipendono da te. Dipendono dal sottoscritto, da colui che vive quella schiavitù. Dice Gesù alla peccatrice: va e non peccare più. Che significa? Significa sei perdonata, però rimanere libera dipende da te. Ecco perché abbiamo visto, ad esempio, la prima chiave. Ci sono cinque chiavi. Ci sono delle chiavi che ci permettono di aprire delle porte e di chiuderle, cioè di aprire le porte della liberazione nostra e di chiudere le porte
a questi spiriti che entrano senza il permesso, o meglio, purtroppo gli diamo il permesso. Per cui è necessario che noi lavoriamo con queste chiavi. Le chiavi ce le abbiamo in mano noi, ce le dà Dio. Ecco, allora abbiamo visto la prima chiave, che è il pentimento. Se io non sono pentito, io riapro una porta. Dio mi perdona, ma non essendo io pentito, lascio una porta socchiusa, aperta. Per cui ricasco tranquillamente in quel peccato, non lo considero tale, e rientro in quella debolezza. E unito al pentimento, noi abbiamo visto che è importante la fede. Credo che il Signore mi dà, è più forte del mio peccato, è più forte di questa mia fragilità, di questa mia... E allora mi attacco a Lui, mi fondo su di Lui, mi affido, so che Dio è più forte, guardo a quel crocifisso, so che Gesù è morto per i miei peccati, per cui il mio peccato lo posso consegnare, me ne libero, mi libero, lo consegno, lo do nelle mani del confessore, perché so che quella confessione io lo confesso a Cristo. Questa è la prima e più importante liberazione. Il primo esorcismo è il sacramento della confessione. Con il battesimo avviene il primo esorcismo per tutti, ed è il più importante. Non mi sto riferendo, attenzione bene, alla possessione diabolica con la testa che si gira, gli occhi che diventano... Non è questo. Ma, dice Gesù, a coloro che dicevano noi siamo liberi, chi è nel peccato è schiavo del peccato, quindi non è libero. Il peccato è la presenza operativa del demonio, quindi quella è la prima liberazione. La seconda poi chiave necessaria che noi dobbiamo avere in mano è il perdono. Consegue alla prima, perché se nel peccato siamo immagine di Satana, noi dobbiamo diventare immagine di Dio. Quindi se io divento immagine di Dio e Dio mi ha perdonato, io a immagine di Dio devo cominciare a lavorare su quel perdono. Quindi come ho ricevuto un perdono, così quel perdono io lo devo dare. Il perdono è una cosa che va fatta nei confronti di un'altra persona. Necessita, è un atto che io rivolgo, faccio davanti a Dio, rivolto a un'altra persona. Io con il perdono devo liberare quell'altra persona, e liberando l'altra persona libero me stesso. Però rivolto ad un'altra persona. Non è solo mi pento, sì, ti sei pentito, ma non hai ancora perdonato. È un atto in più il perdono, è una chiave in più. Se tu non la usi, c'è un legame, un filo ancora teso che ti avvolge. È quello della mancanza di perdono. Quindi io devo sciogliere anche questo secondo filo, perché è necessario, perché quel fratello e quella sorella è un fratello in Cristo. Quindi io non posso perdonare un gatto o un cane, capito? Perché quello non ha colpa, perché non c'ha coscienza, consapevolezza. Invece il fratello sì. C'è una libertà che io ricevo, riguadagno, liberandomi nella liberazione di quel fratello e di quella sorella. E come dicono i maestri della Chiesa, quando io libero l'altro, in realtà libero me stesso, perché quel pensiero di non perdono alla fine mi schiavizza a me. Allora abbiamo visto come è importante non solo chiamare per nome, non è la prima chiave, i peccati, ma nella seconda chiave bisogna chiamare per nome le persone che dobbiamo perdonare. Tante volte non ce la sentiamo neanche, perché neghiamo
il Genova va tutto bene, non è un problema. Quindi chiamare per nome chi dobbiamo perdonare e il perché dobbiamo perdonare. Qual è il male che pensi di aver ricevuto, che hai ricevuto? Cosa ti ha fatto male? Cosa ti ha fatto soffrire? Negli atti di perdono bisogna fare anche chiamare questo male, insomma, e le persone che dobbiamo perdonare, chiaramente. E poi il terzo passo, che è importante e che è l'ultimo che abbiamo visto, è la rinuncia. La rinuncia cosa significa? Significa che questi spiriti che entrano, diciamo, dentro di noi vanno allontanati, vanno cacciati. Di solito quando l'esorcista caccia uno spirito dice, che dice un esorcista? Vade retro. È meglio un po' più lontano, dietro è ancora troppo lì. Dice esci. Exit. Exit. In latino lo disturba di più, no? Esci, quando lo fa l'esorcista. Però tutti noi abbiamo ricevuto un dono di esorcismo personale, cioè tutti noi dobbiamo imparare a scacciare i demoni. Questo si fa con le rinunce. È stato fatto la prima volta nel battesimo, lo hanno fatto i nostri genitori, i nostri padrini e madrine. Il battesimo noi l'abbiamo ricevuto da piccoli. Per questo motivo, ma al di là di questo motivo, possiamo anche averlo ricevuto da grandi, è necessario, la Chiesa raccomanda, di rinnovare spesso quegli atti di rinuncia. La Chiesa, sin dal IV secolo, ha creato questa liturgia di ingresso nella vita cristiana, cioè si entrava, come si entra oggi nella vita cristiana, attraverso un rito che è il rito, un solenne rito di rinuncia e professione di fede. Solo con quel rito lì si può, ricevere l'immersione nell'acqua battesimale. Questa è quello che la Chiesa ha fatto sin dall'inizio. Quindi sin dall'inizio, per diventare cristiani bisognava rinunciare pubblicamente a Satana. Perché bisognava rinunciare pubblicamente a Satana? Perché in quell'acqua del battesimo Satana viene scacciato. Satana viene scacciato. Ma la persona che riceve il battesimo deve essere d'accordo con quell'atto che sta ricevendo. Allora, l'atto del battesimo è un atto libero, è un atto che comporta la mia risposta. Cioè io devo essere d'accordo con quello che sta succedendo, con quello che c'è stato. Ecco, allora queste rinunce, diciamo, solenni che venivano fatte, dove si diceva rinuncio a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere. Allora questo veniva fatto. Qual è il dono della rinuncia? Che cosa può fare una rinuncia? Qual è l'opera che fa la rinuncia? Qual è il bene che ci fa? Il bene che ci fa è che chiami per nome stavolta non te stesso, ma il demonio che devi cacciare. Lo individui, sai chi è. Quello spirito sa di essere stato smascherato, riconosciuto. Quindi la prima cosa è che fa vedere quel male. La seconda cosa che fa è che viene spezzato quel potere. Finché tu sei incosciente o non ci pensi, quel male ti gira dentro, no? Lo lasci lavorare. Quando invece lo smascheriamo, perde già quel potere. Però siccome è uno spirito, quindi una presenza personale, deve essere cacciato, cioè deve ricevere un ordine. E prima che sia un sacerdote a dirglielo, glielo devo dire io, affinché non avvenga che
un sacerdote mi fa questo comando, io lo faccio uscire da una porta e poi lo faccio rientrare nell'altra. Questa è la necessità della rinuncia, questo è il bene che viene fatto in quella rinuncia. La terza cosa buona, vantaggio della rinuncia, è che ci fa riscoprire il nostro potere. Quale potere? Il potere che abbiamo su questi spiriti. Tocca a noi fare questo atto, cioè è un atto di libertà nostra. Non siamo impotenti di fronte a al male che noi viviamo. L'obiettivo dello spirito del male è darci l'illusione che noi non possiamo farci niente. Questo non è vero. Allora dobbiamo guardare da adulti e dire no, qui non ti puoi più nascondere. Quindi dobbiamo riscoprire qui la parte di responsabilità, quello che è compito nostro, quello che possiamo liberarci, e andare al di là della semplice colpa, del semplice peccato. Non basta la parte del peccato. Noi abbiamo il tranello che viviamo noi è rimanere sulla colpa. Ho fatto questo peccato, ho fatto questa colpa. Quella la perdona il Signore e viene perdonata. Ma io che cosa faccio? Il mio compito qual è? Cosa devo fare io? Il mio compito è la rinuncia. Ecco, la rinuncia ci fa scoprire la parte che spetta a noi. Altrimenti diventiamo le vittime da una parte del male. C'ho questi spiriti, non sono libero, c'ho questi disturbi. Sì, ma questi disturbi, ma tu hai mai rinunciato? Hai mai fatto atti di rinuncia? Le rinunce vanno fatte, la Chiesa lo dice, noi non lo facciamo quasi mai. E quelle poche volte che viene fatto, le facciamo, ripetiamo a pappagallo. Poche volte, ad esempio, chiamiamo per nome quei mali che invece dobbiamo chiamarli per nome e rinunciare. Facciamo una rinuncia generica, rinuncio a Satana, rinuncio al peccato, quale? Perché se non lo riconosco, lo rifaccio domani. Capite? Allora c'è da uscire da questi meccanismi di paura, di vittimismo e iniziare a fare questo gesto. E quindi riscoprire anche, abbiamo visto, il potere della parola. Le parole hanno un potere. Le rinunce non si fanno interiormente, nel silenzio del proprio cuore, si fanno pubblicamente, cioè si dice chiaramente, le parole devono uscire dalla bocca. Questa sera lo faremo. Come con la parola Gesù liberava, guariva, cambiava, perdonava, così con le parole noi dobbiamo fare questo atto. Così come il perdono va fatto ad alta voce, le rinunce vanno fatte così. Questo è quello che faremo questa sera. Cercheremo di chiamare per nome, cercheremo di nominare per quello che possiamo, di chiamare per nome questi spiriti, questi peccati, e questo è il lavoro che poi chiaramente ciascuno deve fare. Noi in questi momenti di ritiro lo facciamo insieme. Lo facciamo per due motivi. Primo, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In quel momento ciascuno prega anche per gli altri. Ma lo facciamo anche insieme come inizio di un lavoro che poi va continuato poi personalmente. Perché poi personalmente c'è da continuare questo lavoro, e questo va unito con la preghiera, ma questo ve lo diciamo meglio questa sera quando lo faremo, come poi si può continuare questo lavoro.
adesso cerchiamo di concretizzare quelle rinunce che abbiamo fatto nel giorno del nostro battesimo. Ma qual è il nome? Noi diciamo rinuncio a Satana, ma ci sono, dovete sapere che esistono tanti demoni quanti sono i peccati, sono tutti specializzati, ognuno sulla sua, sul suo male da infondere. Allora cerchiamo di chiamare per nome adesso questi spiriti, cerchiamo di dare un nome a questi mali, a questi peccati che vogliamo smascherare, e soprattutto perché a volte li conosciamo ma non ci decidiamo a lasciarli. Vogliamo fare adesso questi atti di rinuncia e chiediamo nel contempo la grazia al Signore di illuminarci interiormente, di farci rivedere, e anche dopo questo incontro di poter continuare questo lavoro personalmente. Adesso lo facciamo insieme. Preghiamo. Signore Gesù, donaci in questo momento il tuo spirito, la tua grazia, la tua luce. Ti chiediamo la grazia della tua forza, della tua luce, per rinnovare queste rinunce battesimali. Signore Gesù, ti consegno in questo momento la mia vita. Signore Gesù, ti consegno la mia vita, consegno il mio cuore a te. Rinuncio a tutto quello che il male ha portato nella mia vita. Rinuncio, Signore Gesù. Signore Gesù, ti consegno la mia vita, il mio cuore, la mia volontà, i miei pensieri. Confido in te. Da questo momento ripetete queste invocazioni, queste rinunce. Signore Gesù, ti consegno la mia vita. Signore Gesù, ti consegno la mia vita. Ti consegno il mio cuore. Ti consegno il mio cuore. Ti consegno la mia anima. Ti consegno la mia anima. La mia memoria. La mia memoria. La mia intelligenza. La mia intelligenza. La mia volontà. La mia volontà. Signore Gesù, confido in te. Signore Gesù, confido in te. Nel nome di Gesù rinuncio a Satana. Nel nome di Gesù rinuncio a Satana. Nel nome di Gesù rinuncio a tutte le sue seduzioni. Nel nome di Gesù rinuncio a tutte le sue seduzioni. Nel nome di Gesù rinuncio a tutte le sue opere. Nel nome di Gesù rinuncio a tutte le sue opere. Rinuncio al peccato. Rinuncio al peccato. Nel nome di Gesù rinuncio a tutti i miei egoismi. Nel nome di Gesù rinuncio a tutti i miei egoismi. Rinuncio alla schiavitù della comodità. Rinuncio alla schiavitù della comodità. Rinuncio al piacere. Rinuncio al piacere. Rinuncio alla ricerca del piacere della carne. Rinuncio alla ricerca del piacere della carne. Nel nome di Gesù rinuncio alla pigrizia. Nel nome di Gesù rinuncio alla pigrizia. Nel nome di Gesù rinuncio a me stesso. Nel nome di Gesù rinuncio a me stesso. Rinuncio alle mie convinzioni. Rinuncio alle mie convinzioni. Rinuncio a tutte le fissazioni. Rinuncio a tutte le fissazioni. Rinuncio alle ossessioni. Rinuncio alle ossessioni. Rinuncio a me stesso. Rinuncio a me stesso. Rinuncio alla chiusura in me stesso. Rinuncio alla chiusura
Nel nome di Gesù rinuncio alla chiusura alla vita. Nel nome di Gesù rinuncio alla chiusura della vita. Nel nome di Gesù rinuncio a tutti gli idoli. Nel nome di Gesù rinuncio a tutti gli idoli. A tutti i miei idoli nascosti. A tutti i miei idoli nascosti. Nel nome di Gesù rinuncio all'idolatria dei beni. Nel nome di Gesù rinuncio all'idolatria dei beni. Rinuncio alla concupiscenza degli occhi. Rinuncio alla concupiscenza degli occhi. Rinuncio a voler possedere. Rinuncio a voler possedere. Rinuncio al desiderio di acquistare continuamente. Rinuncio al desiderio di acquistare continuamente. Rinuncio nel nome di Gesù all'avarizia. Rinuncio nel nome di Gesù all'avarizia. All'avidità. All'avidità. All'incontinenza. All'incontinenza. Rinuncio all'intemperanza. Rinuncio all'intemperanza. Rinuncio alla gola. Rinuncio alla gola. Rinuncio alle basse passioni. Rinuncio alle basse passioni. Nel nome di Gesù rinuncio allo spirito di lussuria. Nel nome di Gesù rinuncio allo spirito di lussuria. Nel nome di Gesù rinuncio allo sguardo malizioso. Nel nome di Gesù rinuncio allo sguardo malizioso. A ogni impurità. A ogni impurità. Nel nome di Gesù rinuncio alla superbia. Nel nome di Gesù rinuncio alla superbia. Nel nome di Gesù rinuncio alla superbia della vita. Nel nome di Gesù rinuncio alla superbia della vita. All'orgoglio. All'orgoglio. Alla permalosità. Alla permalosità. Rinuncio alla suscettibilità. Rinuncio alla suscettibilità. Rinuncio all'arroganza. Rinuncio all'arroganza. Alle menzogne. Alle menzogne. Nel nome di Gesù rinuncio a ogni spirito di disperazione. Nel nome di Gesù rinuncio a ogni spirito di disperazione. Rinuncio allo scoraggiamento. Rinuncio allo scoraggiamento. Rinuncio allo spirito di paura. Rinuncio allo spirito di paura. Rinuncio all'insicurezza. Rinuncio all'insicurezza. Nel nome di Gesù rinuncio alla chiacchiera. Nel nome di Gesù rinuncio alla chiacchiera. Rinuncio al pettegolezzo. Rinuncio al pettegolezzo. Al giudizio. Al giudizio. Nel nome di Gesù rinuncio alla malizia. Nel nome di Gesù rinuncio alla malizia. Rinuncio alla gelosia. Rinuncio alla gelosia. Rinuncio all'invidia. Rinuncio all'invidia. Nel nome di Gesù rinuncio alla tristezza. Nel nome di Gesù rinuncio alla tristezza. Rinuncio alla scontentezza. Rinuncio alla scontentezza. Rinuncio alla lamentela. Rinuncio alla lamentela. Nel nome di Gesù rinuncio alla mormorazione. Nel nome di Gesù rinuncio alla mormorazione. Nel nome di Gesù rinuncio al giudizio. Nel nome di Gesù rinuncio al giudizio. Rinuncio alla vendetta. Rinuncio alla vendetta. Rinuncio alla violenza. Rinuncio alla violenza. Nel nome di Gesù rinuncio al rifiuto di me stesso. Nel nome di Gesù rinuncio al rifiuto di me stesso. Rinuncio allo spirito di svalutazione. Rinuncio allo spirito di svalutazione. Al disprezzo di me stesso. Al disprezzo di me stesso. Nel nome di Gesù rinuncio. Nel nome di Gesù rinuncio. A ogni spirito di malvagità. A ogni spirito di malvagità. A ogni spirito di ribellione. A ogni spirito di ribellione. A ogni spirito di male. A ogni spirito di male. Rinuncio, Gesù. Rinuncio, Gesù. Nel nome di Gesù
rinuncio a Satana. Nel nome di Gesù rinuncio a Satana. Alle sue seduzioni. Alle sue seduzioni. Alle sue opere. Alle sue opere. Signore Gesù, ti consegno la mia vita. Signore Gesù, ti consegno la mia vita. Ti consegno il mio cuore. Ti consegno il mio cuore. Confido in te. Confido in te. Mi affido a te. Mi affido a te. Confido in te. Confido in te. Amen. Amen. Amen.